Ciao Love. Allora, il telefono della mia mamma è diventato tutto verde da una parte. Si sono praticamente, penso, usati i cristalli liquidi. Mi devo ridare un po' di mascara perché questo. Si sono sentiti male. Eh sì. Ora dobbiamo vedere se. Io penso comunque sia soltanto i cristalli liquidi qua il problema. Quindi se registriamo e non credo che rimanga pure nella registrazione. C'ho capelli bianchi. No, davvero sono venuta qua. Ma io sento puzzo nel corridoio. Allora senti puzzo nel corridoio, ma non in camera di Filippo. Va bene. Via. Meno male. Allora, adesso facciamo una cosa che so che vi piacerà tantissimo, perché oggi è una giornata un po' cupa, sia di tempo che di animo, perché la vita è come la minchia, a volte si fa dura senza motivo, e c'è la foto di Einstein. E, a parte che c'ho pure le mie cose, il marchese. E quando c'è il marchese in azione, purtroppo la. Tieni, amo. Lo stato d'animo peggiora. Oggi ho cercato di farmi un trucco tipo come quelli che facevo un sacco d'anni fa. col contouring, tutta la sua cosina, tutta. Però vabbè, oggi mi vedo un mostro a prescindere. E adesso faremo una cosa che so che vi piacerà tantissimo. E, dov'è V-Bot? Ah? Wine bar. E dov'è? Santa Caterina a Colle. Ah, mio cugino. Allora, ci faremo i microderma. Ora sto un attimo ancora riflettendo su dove farli. Comunque il pallino continua ad essere qua su. Oddio, quanto è questo? È molto alto questo, sì. E quindi niente, ora stiamo fumando una sigaretta. E poi... O famo strano. Una cosa vi volevo far vedere, velocissima, allora, perché bisogna far posto a Filippo che c'ho da studiare. Ho usato il coso qua sugli occhi, che è questi. Io ho usato quello rosa, eccolo. E sono tipo gli ultimi che sono usciti della Essence. Questi sono quelli vecchi, ma è la stessa cosa. Sono degli ombretti liquidi, come quelli che sono usciti adesso. Non mi ricordo se erano nella permanente, a parte qui dentro c'è niente. Allora, questo o si è seccato. Bene, questo è andato, per esempio, si è seccato. Allora, questo è morto, si è seccato il verde, guarda, si può buttare via, non l'avevo mai, nemmeno visto. Io ho usato questo rosa, invece questo c'è. E vi faccio vedere pure quanto è bello. E per questo, quando sono usciti tutti questi ombretti, io ho detto... C'erano de già! Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Allora, ma c'è la luce, quindi viene. Ma come si è fatta la luce? Vabbè, vedete una minchia. Eccolo! Allora, non è super pigmentatissimo come quelli di ora, mi sembra un po' meno, però è buono, insomma, come base ci siamo. Mi sembrava di averci pure il giallo, che però non trovo. E quindi niente. Ok, vabbò, niente. Va bene, quindi cominciamo quello che dobbiamo. Questo si butta via. E si comincia. Di nuovo, vi volevo far vedere una cosa prima di cominciare, che è favolosa, bellissima, mi piace un sacco e sono molto felice. Ed è questa. Abbiamo fatto l'ingrandimento di una foto nostra da mettere in casina quando avremo la nostra casina. Oggi sono un po' triste perché a lui ci penso spesso, nel senso è dura da accettare. Il tempo dice che sistema tutte le ferite, però questa è una ferita profonda, una ferita... che non si rimarginerà mai e purtroppo ogni tanto, spesso mi succede, perché veramente poi quando ci penso è una tragedia, allora mi piglia proprio male in tutto il giorno, una cosa pesante, brutta e purtroppo mi succede qualche volta, quindi niente, ora facciamo un po' di tè, sentiamo se lo vuole pure la mamma. Mamma, vuoi il tè? Oddio, mi sto cercando di fare per i prodotti, oddio mi uccido, finiti.
Niente, oggi vi ho detto, ecco, la tristezza è partita tutta da lui, ecco. Comunque, volevo farvi pure promosse e bocciati, ma vi spiego perché, a parte ve l'ho già spiegato perché vi faccio sti vlog, perché comunque, insomma, sono la cosa che mi viene meglio. Vedi ora, per esempio, oggi che mi sono truccata un attimo e tutto quanto, Filippo, poi ho impiegato il mio tempo a truccarmi e naturalmente Pippi c'ha da studiare e quindi dopo essermi truccata invece di fare il video sono costretta ad aspettare, o comunque vediamo se lo faccio di là, insomma, ecco, il vlog mi viene più tatta. Allora, che vi volevo dire, facciamo, oddio, non parlo oggi, veramente, facciamo il tè. E che vi volevo dire, ragazze, stiamo crescendo ancora di più. Ho fatto un po' di test per strada, allora, del Kat Von D. E devo dire che non mi dispiace per niente, i Nabla mi piacciono, ma voglio Anarchy, che di tutta la collezione è l'unico pezzo che mi piace, mentre sono un po' perplessa della palette della Mulac, della Different. Purtroppo a questo punto era più bella la vecchia, che io poi non presi perché non mi ricordo se lì per lì non mi piaceva, invece era, perché non sapevo che comunque l'avrebbe tolta la Sindina, ma la Sindina è proprio una grande, è riuscita a farsi il suo brand di make-up, lo stesso Daniel, deve essere una soddisfazione, cioè da pazzi. Comunque, la mia mamma che lavora in casa come una pazza, questa figlia snaturata che non l'aiuta per niente, vero mamma? Anzi, ora l'aiuta a stendere i panni, che mi ha insegnato lei, fra parentesi, perché io le stendevo un po' alla bene meglio, e invece lei mi ha fatto capire che se si stendono in determinate maniere si asciugano prima, eh? Stiamo facendo il tè, intanto che Aline prepara il tè, io sistemo per fare il microderma. Allora, penso che vedrete quello che farò io a lui e non i miei. I miei io me le faccio da sola. Ah, vabbò, le riprende lui. Casomai facciamo riprende Pippo. Allora, naturalmente la cosa di cui vi voglio parlare, vi voglio dire, mi raccomando, non lo fate voi, perché io lo faccio perché comunque ho, a parte che è una vita che faccio queste cose, e sono sempre stata un po' pazza in questo senso, però mi raccomando, non fate da sole, bimbe, queste cose, perché rischiate di fare un danno esagerato. Quindi, evitate di fare da sole queste cose. Ribadisco, mi raccomando. Io non sono una piercer e è anche quasi un po' pericoloso, perché se insomma uno scazza a posto... scusatemi, voglio legare i capelli. Insomma, state molto molto attente e se potete evitare, evitate. Allora, facciamo un po' di spazio qua nella, vedete, c'ho questo golfone preso al mercato e devo dire che mi ci fa un caldo bodione, vedete, ci sto da... Ah, guardate il telefono della mia mamma, che verso gli ha fatto, gli è venuto questo sfrascicone verde. Allora, che altro vi volevo dire? Allora, stamattina ho visto alcuni video sulla situazione a Mestre, sulla situazione, e vi vorrei parlare appunto di tante, me l'avete richiesto, di quello che mi è successo e tutto quanto. Sono ancora un po' devo riuscire a capire con quale linguaggio farlo e tutto quanto, perché è una cosa davvero molto delicata e insomma, ecco, quindi cercherò di fare del mio meglio raccontandovelo, perché credo che veramente ce ne sia bisogno, perché c'è una crescita esagerata negli adolescenti di questa sostanza, di tutte le sostanze. Però naturalmente ci sono due sostanze che, allora, la dipendenza la danno tutte le sostanze, nel senso c'è gente che magari la sostanza che un'altra persona non gli ha dato dipendenza, lui sì. Su YouTube lo vedi, ho visto delle dipendenze da chetamina, ma c'è spruzzando delle cose allucinanti. Però le due sostanze che prevalentemente danno la dipendenza sono quelle due. Oddio, così, guardate che bel naso a punta mi è venuto. Questo qui è l'illuminante, comunque, della Wild, con quello lì, bello bello. E la cosa sta divagando tantissimo tra i giovani, giovanissimi, e purtroppo quella è una cosa che entrambe, quando si aggrappano, ragazzi, vi scavano. E quindi mi raccomando, innanzitutto abbiate occhio
Però mi ricordo che quando lo dicevano a me, me ne ha fregato un cacchio. E quindi, vabbè, cercherò di parlarvene nel migliore dei modi. Questo è il fake di Jeffree Star. Però ora non lo voglio perché non mi piace quel trucco, mi voglio mettere quello che mi ha mandato Giorgia. E poi farò un video su quei lip perché meritano. E Vanguard della Mulak, non credevo che fosse comunque in quel modo. Vedendolo dal sito mi sembrava molto meno viola. E invece è molto bello. Anarchy. La batteria, no, c'è la batteria scarica. Anarchy della Mulak. Cioè, a me mi ha lasciato senza parole, ve lo giuro. E infatti lo volevo prendere. Quello che mi scoccia è spendere una cifra del genere per la spedizione. Cioè, prendendo un solo lip, per la spedizione mi viene una palla. Quindi io non mi so più truccare, vabbè. E quindi ora vediamo se magari trovo qualcuna con cui fare degli acquisti a metà, magari ci paghiamo a metà la spedizione, perché io uno ne voglio prendere, ma non perché comunque ora ho delle spese da fare. Quindi anche di questo vi voglio parlare, perché qui su YouTube spesso si fa conti in tasca alla gente, e questa secondo me è la cosa più sbagliata. Dare un parere, per carità di Dio, è sempre ben accetto. E io rispondo sempre nel migliore dei modi, cercando che la gente capisca quello che voglio dire, però fare conti in tasca alla gente è sbagliato, specialmente quando si vedono delle persone che spendono 5.000 euro in una borsa e te hai sempre lavorato, cioè ti viene da dire, ma possibile, pure così. Vabbè, adesso stringo perché altrimenti si scarica la batteria e ci rivediamo fra poco per una cosa che vi farà impazzire, signor Derma, io lo so, vi faranno impazzire. Lui se lo fa domani, ha detto. E aveva avuto una molto molto bella idea, tipo qua qui sotto, messi qui, mi garbano un sacco, però abbiamo riflettuto che il giorno che se le deve togliere un po' un casotto, belli, ci piacevano pure qua dietro, cioè qui dietro, No, dietro di Garbavano, a me. E di lui ha Garbavano così, detto tipo qui, Frankenstein. tipo Frankenstein. Vabbè, se le fa dietro al collo domani, vediamo se ce la famo, riusciamo. Ho avuto l'idea di rifarmeli qua. Me l'avevano detto qualche cica di farle nelle scapole. Avevo pensato pure qui dentro al buchino, no? Guardate qui. Dentro proprio nel buco. Però non vorrei che fossero troppo nel buco. Quindi qua non mi sembra per niente malvagia come idea. Ho preso il righello e quindi ho misurato perfettamente la distanza. Sono 5 e 5, quello sia un mini pollicino. E adesso lì ci riprenderà. Allora, ve l'ho già detto, mi raccomando, perché altrimenti mi tocca mettere il video vietato ai minori. Non fatelo a casa, ok? Io sono una persona turbata psicologicamente. Ce l'avevamo le mani. Ci serviva pure i guanti un po' più picci, però vabbè. Bello, sto proprio scoppiando. E le metti diversi? Ecco, Sono un po' dai. stretta a mettere quello bianco e quello, perché tu, i neri sono i tuoi, no? I neri ci stavano bene qua. A parte che potrei mettere io i neri e a te andarti poi domani si prende sta benedetta piacella. Ah, No? come vuoi? O le vuoi te quelli neri? No, me lo devi dire. Ma la piacella... No, io le voglio neri. Oh, allora i neri si lasciano lui. Allora, abbiamo questi due. Lo puoi mettere anche... E se no, ascolta, dai, mettimelo qua. Sta preoccupando, mi arrangio. Ma mi dispiace che ti stia così. Sta Allora, appoggiando. vi faccio vedere i microderma quali sono. L'ho preso fatti così. E rispetto all'altro sono più piccole e quindi va bene. Vediamo se vi faccio vedere. Al Eccolo contrario, qua. Così. così. Vedi, essendo più piccolini, vedi, ci stanno pure bene. Allora, cominciamo. Si mette qua. Ci si mette i guanti. Allora, non abbiamo preso la cosina, ok, stoppa un po' che vado a prendere. Allora li mettiamo tutti e due qui dentro e ce l'ho uno sul rosino, cioè uno praticamente è di quelli che si muovono e no, si muovono, il colore uno è come lo chiamano, turche, no, alba chiara, insomma per il colore, capito come, vabbè. E lo mettiamo e lo spettelliamo qui dentro, se ce la facciamo a fargli uscire. Però ribadisco, vi conviene andare da chi li sa fare. Ah, un'altra cosa, perché siccome questa roba vi sta dentro il corpo, cioè non è un piercing, poi anche addirittura c'è, io ve lo dico sempre, se uno si vuole fare un piercing, te lo fai, tira lavabo e poi te lo togli. Questi per togliergli vanno incisi col bisturi.
col bisturi io e mio amore per toglierlo ai suoi tempi quando si fece qua c'è stato la mochina e buttiamo a mollazzare i nostri pircheng. Allora prendiamo l'aggeggino, naturalmente questo è sterile, è un punch monouso, lo dovete usare uno e uno, ok? Quindi mi sono già lavata le mani, ci mettiamo i guanti, anche i guanti dovrebbero essere sterili. Forse ce l'abbiamo guanti sterili, sta a vedere che ce l'abbiamo pure quello. Ce l'abbiamo guanti sterili del mio babbo. Perché non ci metto un cazzo, non importa. Mi sembrava di averli travisti, invece mi sbaglio, vedi? Ma tanto dai, eh? Vanno bene anche i guanti sì, normali. Sì, vanno bene, ma tutto muratore. Più sterile è meglio, certo. Vabbè, niente, vabbè, non ci stanno. Ci sono proprio i guanti sterili, andate in farmacia e comprate, sono quelli, perché questi qui che ho io non vanno bene per niente, vi spiego perché, perché sono molto larghi. Allora, allora se faccio come il piercing, questi due che mi sono fatto, ho fatto un disastro. Allora, questo è un po' la meglio, che mi ha aiutata lì. Questa da lì non c'era, mi sono dovuta tenere il labbro, ho fatto un disastro. È stortissimo, tipo, cioè voi vedete il coso, è così. Quindi cioè, andate a farveli da chi se si sa fare. Cioè, ora io ribadisco, sono casa a parte. Chiudiamo qua. Non ti preoccupare, amore. Il babbo che parla con Ugo. E apriamo il punch, tipo... Allora, questo è il punch e questo è per fare il microderma. Questi sono buoni perché hanno pure il tappetto. Boh. Sì. È diverso da quell'altro. Sì, l'altro era quello verde, costava di più però. Quando l'ho preso io costavano molto meno. Allora, niente, se mi vuoi riprendere così, però io devo fare così. Allora. Ci siamo. Ci siamo. Ci sta anche che non ce la faccia a farlo, quindi cioè, può darsi. Tutto sì, tanto lo senti e aspetta, parti da lì. Allora, c'è una minchia. Oddio. Ale. Ora sì. Poi lo dovete fare di una certa altezza comunque, quindi dovete andare giù. Aiuto in qualche modo. Per carità, non penso più come faccio. Devo farmi male, praticamente non ho più forza di farmi male. Il discorso è questo. Prendimi un po', sto per prendere un po' di cartigena. E ora si vede che c'è il ciccetto qui sopra, però non vorrei comunque che non sia stato fatto bene. Che ciccetto mi sembra piccolo. Sì, sarà dentro, amore. No, no, mi sa che non è venuto bene per niente. No, non è abbastanza fondo, assolutamente. Così non va bene. Eccolo qua. Ora ci dovremmo essere. È entrato tutto. Eccolo qua. Boh, sarà rimasto dentro, vediamo. Allora, se entra, entra, e se non entra, non entra. No, forse deve entrare. Fatto. Deve entrare in tutti i modi. Strano che non sanguina, per questo che mi sa che non è venuto bene. No. Sì, sì. Allora, innanzitutto, anche la carta igienica presa così non è che sia al massimo, cittini, però. Allora, prendiamo il nostro microderma. Diamo una pulita giusto per... E questi vanno male perché sono larghi questi quanti, è vero. Sento un po'. Ok. Secondo me non è venuto, insomma. E non riesci a chiapparlo questi guanti, una tragedia. Infatti dice. Te lo faccio io? No, perché c'ho l'unghie, non me le voglio fare da me. Non... Però lunghe lunghe in queste cose non vanno bene. Perché se non c'hai le pinze.
Ricordo che ho preso il via come andavo. Guarda che non è semplice farlo entrare. Non lo so. Mi sta il pensiero anche dei piccolini perché... No, ma sai, da te lo vedo meglio. Ma... Già cioè, lo riappi male un Cristo. Lo so. Però già le riappi male un Cristo. Quelli sono piccolini. Cioè, fa male. Sai, potremmo prendere le pinze, non è un problema. È così. Merda. Usci. Dai che te lo metto io. Ancora? Dai, invece no, mi fa da mettere. Va bene, fatto, ho detto. Ti ho detto, io swisha, te lo metto tutto. Anche pareci di meno. Ammazzo. Te lo metto subito io. Ma che te lo dice me lo metti subito? Te lo metto. Cioè, vuole pinze, vedi? Il problema mio è che ho le unghie lunghe. Ma stoppa, va, non stiamo due ore lì a farlo vedere, tanto zero. Da qui si stoppa. Da quello bianco sopra si stoppa. Dovrebbe essere entrato, ma è bello alto comunque, vedete, non va troppo bene alto così. Quindi non so se il microderma fatto così non andava fatto parecchio giù, vedi? Vedi quanto è alto? No, non va bene assolutamente alto così. Perché ti appunta da tutte le parti poi. Niente, a sto punto l'ho fatto troppo basso io. Ci mettiamo adesso uno scotch sopra per farlo un po' schiacciare così, ok? Comunque questo dovrebbe essere a posto. Me lo fai un tondo! Non fate finta del sentimento, eh? Naturalmente le mani ve le lavate. Ci dovrei... Io non mi sa che però non ce l'ho più, è così, vabbò. Comunque ve l'ho fatta vedere, l'altro adesso lo famo da soli, forse ero... Oddio, c'è una telecamera, non sto scherzando, la vita non li faccio. Anche i primi che mi feci comunque mi sono venuti non troppo bene, poi ci pigli il via e va come un treno. Tutte le cose, come piercing, era una vita che non mi facevo. Però mi piace in botto l'idea. Quindi adesso vediamo se dovesse, me lo levo in questi giorni, perché se ve lo levate subito i primi tempi ce la fate tranquillamente a toglierlo e tutto quanto. Va bene, vi facciamo vedere il lavoro finito. Faccio vedere il capolavoro in diretta. Guardate che belli che sono. Sono veramente belli. No, belli. Allora, non sono troppissimo sicura che siano venuti troppo bene, nel senso, mi sembrano un po' in rilievo. Vediamo se riesco a farveli vedere. Così. Mi dovrei spingere un po'. Non toccarlo con le mani sporche. E il problema di quando sono in rilievo così è che specialmente un punto come questo. Hai visto? Se lo spingi entra in. Lo so. Quando le fate ci dovete mettere magari sopra uno scotch. Cerotto. Un cerotto che ve lo tenga stretto. Babbo, dai, vediamo. Anche a me. Vediamo un po' come, se lo fa anche lui, ve lo fa vedere, se no ci vediamo dopo, anzi ci vediamo domani. Non lo fate a casa, mi raccomando, ciao. Allora, ci ho messo i cerottini, vediamo un po' tra, perché il cerotto solitamente va levato quasi subito, cioè non è che ce lo dovete tenere chissà quanto. Ora Filippo ci dà una mano e ci riprenderà perché lo famo ad Aline. Comunque questo è il color drain, ho preso il cappuccino della nonna, ho preso il tè. Questi sono nuovi, che voglio arrivare a 2,5. Ecco, Filippo non vuole essere ripreso naturalmente, quindi, però ti toccherà perché però c'è gli specchi, siamo pieni di specchi. Allora, dai, vieni più qua, se no ci si mette di qua, vai, almeno non ti si vede a te, vai. No. Filippo, come si fa? Come si fa a cambiare? Ma come si fa a cambiare telecamera? Allora, pancia qui, giù. Poi viene il terzino, qui c'è pure il rosso. Quindi? No, io questo l'ho fatto nel rosso.
Questo è un osso, senti. Tu è buono l'osso. Ma vuoi l'osso, Alin? No, mettila sulla testa. Pronto? No. Vado o no? Vai. Dammi dritto. Fa male? No, dai, baby, non è un male esagerato. Che dice dritto? No, a parte tutto, prima di farlo. Sì, ho preso la misura. Dritto, dritto. No, vai, si parte. Mi posso fermare? Dimmelo, cioè, stai fatico così tanto. L'uomini sono proprio delle fighe di acce. Noi si deve partorire, è per quello che abbiamo il fisico di reggere più maligno. Guarda che se fa così, però, cioè, se ti deve fare così male, si smette, eh. Vuoi smettere? Ehi. Sì, sì. Te lo immagino. Io non ho parole, guarda. Cioè, non ho veramente parole. Ma fa male. Ma smettila, ma che fa male? C'è entrato un po' in... Ma che ti entrare nella prima strada, allevato? Sì, però non è che si può uscire e rientrare tutte le volte, però viene storto poi. Allora, se li vuoi fare si fanno, se no non sei obbligato lì. Dai, si fanno domani. Bevo qualche birra. Che cagoni! Dai, cagoni! Siete proprio uomini, siete dei dai, cagoni. Ora mi ha fatto cosa? Un pancio per niente. No, dai, vabbè, con sai. Questo sappi che lo metto, eh. Cioè, questo è chiaro. Entra. Vorrei farvi notare che l'uomini sono dei gran cagoni. E noi ci abbiamo tipo il fisio. Ma è vero, noi ci abbiamo il fisio perché dobbiamo partorire. E poi no. Ma che c'entra? È vero, invece c'entra. Vorrei vedere un uomo a fare un parto. Dice che la donna regge di più per questo. Sì, ma ci stai troppo, te devi stoppare il video. Ed è fatta, ci stai troppo. Sei stupido. Posso stoppare il video? Sì, sì. Non mai da... Ciao, Cichè! Non mai da...